La cosa che vorrei dire è questa. Il mio è un mestiere nel quale la soddisfazione può durare un attimo per un risultato, per una prestazione, per la crescita di un giocatore, perché quando alla squadra tu trasmetti la soddisfazione per un risultato ottenuto, rischi sempre di avere in qualche maniera un contraccolpo negativo in termini di rilassamento. Cosa che mi è successa tante volte, peraltro. E quindi è chiaro che, diciamo, il cercare di ottenere sempre di più dalle squadre che alleni è una delle fondamenta del mio mestiere. Dopodiché, però, nelle analisi che tu fai del tuo lavoro, e soprattutto nelle analisi che leggo sulla squadra e nelle analisi che mi vengono anche fatte da qualche amico che incontro in città, la sensazione che ho io è che quello che i sondaggisti politici, o chiamano i sentiment, prevalgano su un dato di realtà abbastanza concreto. Parlo di analisi serie, no? Perché quando si scrive che, esempio, Valerio Amoroso non è rimasto a Bologna per attriti con Bonicioli, si scrive il falso, ma di questo si risponde contravvenendo a un comandamento che dice non dire falsa testimonianza, si dice il falso e si risponde alla propria coscienza ed eventualmente al proprio Dio, insomma, se esiste. Ma quando si fanno analisi serie, la sensazione che io ho è che quando si parla di questa squadra ci si affidi più al sentiment, una squadra indecifrabile, una squadra che non ha ancora raggiunto i suoi assetti, una squadra insicura. Parlando della Fortitudo, ovviamente. Allora io mi sono fatto fare dal mio giovane assistente Antonio Pampani, mi sono fatto dare un dato concreto, cioè un dato di realtà, che è quello, secondo me, anche abbastanza credibile, perché sono passate 10 partite, nel corso del girone di ritorno alcune squadre hanno assestato il proprio roster con il mercato, e allora io ho chiesto ad Antonio la classifica del girone di ritorno. Sapendo che il giorno d'andata ne abbiamo fatto 8 vinte e 7 perse, nonostante una scelta dell'americano che non rendeva perché il problema ero io, perché adesso lo tagliano anche a Pistoia, quindi vuol dire che il problema era lui, non ero io. Allora, la classifica del giorno di ritorno dice, su 10 partite, quindi immaginatevi voi il record, Ravenna e Roseto 14 punti, 7 vinte e 3 perse, Treviso, Trieste, Verona e Ferrara 12. Virtus e Mantova 10, quindi 5 vinte e 5 perse. Udine, Jesi, Chieti e Recanati 8, 4 vinte e 6 perse. Forlì, Imola 6, Piacenza 4, 2 vinte e 8 perse. In questa classifica la Fortitudo è prima, con 7 vinte e 3 perse. Le tre sconfitte maturano in questo modo: di 2 punti a Verona con 27 tiri liberi tirati a Verona e 7 da noi, di 5 a Trieste, campo che dopo essere stato violato nella prima giornata di campionato a Treviso, ci sono state credo 11 vittorie consecutive, dove a 20 secondi alla fine sul meno 3 abbiamo il tiro da 3 punti per pareggiare, lo sbagliamo con Ruzier e facciamo un fallo per fermare, perdiamo di 5. E di 2 in casa contro una squadra che ha fatto meglio della Virtus nel girone di ritorno, dopo un supplementare con un tiro che se viene ripetuto 150.000 volte non torna mai nello stesso modo. Allora cosa voglio dire? È di questo terzetto di capoclassifica del girone di ritorno, noi abbiamo già vinto a Ravenna. Perché a Ravenna nell'ultima partita di Nikolić, cioè contro i capoclassifica parziali di questa ipotetica classifica del girone di ritorno, noi abbiamo già vinto in casa di quella che ci affianca alla testa della classifica. Allora, prima di parlare dell'impegno di Roseto, e senza, io se devo difendere qualcuno, difendo il lavoro dei giocatori, non il mio. Dico che secondo me in queste analisi di questo periodo, leggo ieri una persona che ritengo equilibrata, che è Daniele Labanti, che dice che la Fortitudo gioca male. A Ravenna non mi sembra che abbiamo giocato male, tanto è vero che abbiamo vinto. Abbiamo giocato una partita straordinaria a Forlì contro una squadra che dopo aver perso contro di noi non ha più perso. Poi è chiaro,
la scelta consapevole che è stata fatta da me è stata quella di far fare alla squadra, che aveva raggiunto uno stato di forma precocemente buonissimo, perché noi a Forlì giocavamo una partita straordinaria, di ricaricare, anziché andare sulla freschezza e rischiare di trovarmi a metà playoff col culo per terra, noi facciamo un ritiro di una durezza incredibile che paghiamo con una certa mancanza di brillantezza, non di forma, di brillantezza, di questa roba qua, di swing, nelle due partite successive. Però da qui a dire che la squadra che ha il miglior record nel girone di ritorno sia meno affidabile di chi ha vinto il 50% delle partite, secondo me, prima di dirlo, bisognerebbe perlomeno confrontarsi con dati di realtà, oltre che con i sentiment. Capite? E in questo contesto, qual è il motivo di grande interesse della partita di domani? Che andiamo a giocare contro un'altra delle tre squadre su 16 che hanno il 70% di vittorie, come noi a Ravenna, che è Roseto, che come spesso si pensa, perché in Italia si ragiona molto per sentito dire o anche per schemi, Roseto vedrai che prima o dopo molla, e questi non mollano un cazzo, perché vincere è divertente, perché vincere è gratificante, perché vincere ti mette nelle condizioni di poter ottenere ingaggi migliori nella stessa squadra nella quale hai prodotto una buona stagione o in squadre, diciamo, di diverso campionato piuttosto che di diverso, stante che ormai la Lega italiana è una Lega marginale nel panorama europeo, no? Quindi, voglio dire, Roseto non ha smesso di vincere come molti banalmente pensavano, perché a un certo punto Salvi daranno via i migliori, sai, questi luoghi comuni che sono spesso scritti quando non si sa cosa dire. E invece andiamo ad affrontare una squadra che ha interesse a continuare bene e che, secondo me, se per caso andassi in A1 sarebbero anche contenti. Quindi arriviamo a questa partita sull'onda del miglior record vittorie sconfitte di tutte le squadre di Serie A2 del nostro girone nelle ultime 10 partite. Arriviamo dall'aver battuto in trasferta la squadra che assieme a noi e Roseto divide questo record di 70% di vittorie. Veniamo da un buon periodo di lavoro dove, naturalmente, dopo aver molto caricato nella settimana precedente nella settimana della Coppa Italia, adesso stiamo dosando i carichi di lavoro in modo tale da cercare di arrivare pronti alla competizione che ci interessa affrontare e alla quale, tengo a dire anche questo, credo che per la matematica qualificazione ai play-off manchi forse una partita, perché Iesi, che è nona, se non sbaglio, 22 punti, con noi al doppio confronto perso, di conseguenza manca pochissimo alla qualificazione matematica ai play-off. Io mi ricordo che l'anno scorso, come ho già detto una volta, incontrai i dirigenti a 5 giornate alla fine, che dopo la sconfitta di Ravenna, quest'anno Ravenna abbiamo vinto, nel giorno di ritorno, che mi chiesero: ma Matteo, ce la faremo entrare nei playoff? Io gli dissi: no, guardate, il problema non è entrare nei playoff, il problema è andare in A1. Perché noi andiamo in A1? Non mi guardarono come se fossi uno scemo. Se non si fosse fatto male Jonte Flowers, a quest'ora staremo per affrontare Brindisi piuttosto che... E quindi, diciamo, a fronte dell'assenza quasi sicura di Candy, che probabilmente verrà in panchina ma non giocherà, o giocherà soltanto se ne avessimo estremo bisogno, ma Marchetti in questo momento lo sta sostituendo più che adeguatamente, l'interesse non tanto di classifica, ma quanto di diciamo sviluppo di una squadra che sicuramente deve ancora fare dei passi in avanti, ma che sono stati, fra virgolette, consapevolmente arrestati da me per una scelta di metodo molto, molto chiara. Perché i primi due quarti che noi giochiamo a Forlì, in una partita che naturalmente quando la vincemmo noi era ordinaria amministrazione, ma poi dopo a Forlì ha perso Verona. Allora vuol dire che non era ordinaria amministrazione essere a metà del secondo quarto avanti di 26 sul campo di una squadra che la settimana scorsa ha battuto Verona. Non era così scontato. Il processo di crescita in termini di forma della squadra è stato consapevolmente fermato perché eravamo troppo pronti troppo presto e quindi abbiamo ulteriormente aggiunto
serbatoio per cercare di avere più energie possibile da spendere, sperando di andare più avanti possibile nei playoff, indipendentemente dal fatto che noi si arrivi quarti, quinti, sesti o terzi, che se da un punto di vista societario, questo lo capisco benissimo, ha un'importanza significativa. Però io credo che se dovessimo andare in A1 da quinti rinunciando a qualche incasso saremmo molto più contenti di non andarci da quarti avendo guadagnato qualcosa di più. Ribadisco, a misurarci contro una squadra che gioca bene, che è ben allenata, ahimè, questo testimonia la mia vecchiaia, ci sono tre colleghi che ho avuto, con i quali ho avuto l'onore di lavorare nel mio recente passato, che sono Antimo Martino, secondo o terzo in A2, l'allenatore di Roseto e anche l'allenatore di Capodorlando, che è la sorpresa della stagione. Quindi forse io qualcosa da loro ho imparato e quindi posso vantarmi anche di questa vicinanza con questi giovani colleghi, con Emanuele di Paolo Antonio e con Gennaro Di Carlo. E allora continuiamo nella consapevolezza che da qui in avanti ci basta una partita delle prossime 5 per eguagliare il record del girone di ritorno, due partite delle prossime 5 per eguagliare il record, tre partite delle prossime 5 per eguagliare il record di 10 vinte e 5 perse fatto nel girone di ritorno l'anno scorso, e che al contrario dell'anno scorso siamo sostanzialmente già qualificati nei playoff. Quindi complessivamente credo che la situazione non sia così negativa. E con questa consapevolezza e con questa fiducia andiamo a misurarci contro una squadra di buon livello, contro un giocatore che rivedrò volentieri, perché non l'ho mandato via perché avevo avuto degli attriti, ma se n'è andato perché ha scelto di andare a Roseto a guadagnare di meno di quello che gli offrivamo noi. Questa è la verità, tutto il resto sono menzogne. Ci sono domande? Quella di Sinti Cambi, che non ci sarà, è di Marchetti, quando ha parlato di Sinti, magari non aveva mai giocato. Sì, era questo l'accordo. E invece ti stai trovando un giocatore che può fare non solo come passato, ma anche di livello. Ma vedi, abbiamo così fugato definitivamente chi non dormiva la notte pensando che 15.000 euro di spesa fossero stati uno sbilanciamento incredibile. Nel momento in cui noi ci siamo accorti che l'unico ruolo non sostituibile era quello del playmaker, perché dal 2 al 5 noi possiamo arrangiarci, diciamo così, a fronte di qualche problema, mentre all'inizio di stagione noi abbiamo giocato un mese e mezzo senza Ruzziero, solo con Candy, ci siamo accorti che Montano, fatto giocare da playmaker, perdeva tutte le sue qualità. Allora io ho suggerito alla società, che mi ha ascoltato, ma è stato un suggerimento, non un ordine, di ingaggiare un giocatore che secondo me è di un livello superiore a quello che tutti, diciamo, di un livello superiore a quello in cui lui è catalogato nella pallacanestro italiana, perché è uno straordinario difensore sulla palla, un eccellente creatore di gioco in penetrazione, non ha un gran tiro da lontano, ma ci stiamo lavorando, e come ho detto, nel momento in cui viene a mancare un giocatore per noi fondamentale come Leonardo Candy, gioca Marchetti e sostanzialmente non si sente il problema. A significare che l'arrivo di Marchetti, che sa a quali condizioni è venuto, ma che sa anche che se continuerà a giocare così sarà Candy a doversi preoccupare di recuperare spazio, non lui di cederglielo gratuitamente, perché essendo questo uno sport di competizione si compete non soltanto con gli altri, ma si compete anche all'interno della propria squadra. Quindi avere la consapevolezza di aver aggiunto un ulteriore giocatore di qualità in una posizione nella quale non avevamo alternative. Io seguo con molta attenzione la crescita della nostra squadra Under 20 di Montanari, che sta facendo con Stefano Comuzzo un percorso molto importante, così come quello di Costanzelli, che l'anno scorso giocava in Serie D a Ferrara e quest'anno è al secondo raduno consecutivo con l'Under 20. E ho parlato ieri col suo allenatore Buscaglia, che mi ha detto di essere particolarmente soddisfatto e di star pensando di continuare a convocarlo anche per i prossimi raduni. Questi sono dei segnali che quello che stiamo facendo, al di là di una vittoria in più, una vittoria in meno, di due o di uno con un tiro da metà campo a tempo scaduto, stiamo costruendo le basi per dare solidità alla società in termini di materiale umano a disposizione. Nel finale di domenica scorsa
Luca Campogrande ha giocato una difesa formidabile che gli ha consentito di darci una mano per quello che erano le sue competenze per vincere una partita importante e difficile. Quindi ribadisco, al di là di questo scetticismo che sento attorno alla squadra, secondo me ci sono dei dati di realtà, indipendentemente da quello che succederà domani, perderemo di 30, allora torneremo infliggendoci nerbate come faceva Frengo con la Jalappas, ma diciamo, volevo confortare chi è molto preoccupato che la situazione è molto migliore di quello che sembra. Che settimana è stata dal punto di vista psicologico per i giocatori? La settimana scorsa hai detto che è stata molto difficile per come è arrivata la sconfitta contro Ferrara. Sì. Come è maturata la vittoria con Imola? È stata una settimana tranquilla, senza strascichi, oppure... No, io sono stato della vittoria con Imola, come ho già detto subito in conferenza stampa, sono stato molto contento. Nel senso che io sapevo che sarebbe stata una partita difficile, perché so quanto in certe situazioni questi giocatori che alleno sono addirittura troppo attaccati all'ambiente nel quale vivono, no? Quindi che la partita con Imola sarebbe stata una partita complicata per tutta una serie di ragioni che ho già citato in conferenza stampa la settimana scorsa, che non mi va di ripetere. Il fatto che noi si sia vinto stando sotto 38 minuti e mezzo, io l'ho vissuto come una cosa molto positiva, perché secondo me in altri momenti di questa stagione e sicuramente la stagione scorsa, una partita passata per 38 minuti e mezzo sotto noi non l'avremmo vinta. E di questo devo dire sinceramente l'unica cosa, e voi sapete che molto spesso risulto antipatico perché non ho una tendenza, non sono molto piaccione di atteggiamento, però in questo contesto il pubblico ci ha dato una mano enorme. Perché rispetto ad altri momenti della stagione, segnatamente all'inizio della stagione, in cui le aspettative sulla squadra erano molto alte e la delusione a fronte del 2-0 per gli avversari, cioè pala 2, canestro avversario, ma com'è possibile? Il pubblico ci ha dato una mano enorme, nel senso che a fronte di una pallacanestro giocata bene, perché abbiamo riguardato con attenzione assieme ai miei colleghi la partita di Imola, la selezione di tiro è stata buona, non facevamo canestro. Non è un caso che noi nella partita di Imola si tiri 1 su 18 nei primi tre quarti da tre punti e si tiri in partita vicino sotto il 60% dei tiri liberi. Questi sono due indicatori molto chiari di quanto la necessità di far bene gravasse su questi giocatori, che sostanzialmente secondo me è l'ultimo ostacolo che dobbiamo superare per poter competere con le migliori all'interno delle quali noi ci stiamo alla grande nel finale di stagione, cioè fra virgolette essere un po' più figli di buona donna, no? Io spesso aggredisco i giocatori, non spesso, ma capita che io aggredisca i giocatori nella speranza di sentirmi mandare a fare in culo al giocatore che aggredisco, capisci? Nel senso che ogni tanto l'aggressione ai giocatori è anche un obiettivo per cercare di accenderli, anche come io non mi offesso, io mando a fare in culo qualcuno, accetto anche qualcuno mando a fare in culo o meno, non è che mi sento la corona in bilico. E questo non succede, perché sono dei ragazzi veramente di una disponibilità al lavoro incredibile. L'unico problema che abbiamo avuto questa settimana, ma è stato un problema relativo, è che noi sostanzialmente martedì era previsto che ricominciassimo con un allenamento, un'ora di pesi, un'ora di atletica e mezz'ora di tiro, invece abbiamo dovuto fare un'ora di pesi e mezz'ora di tiro e l'ora di atletica al pomeriggio, perché la mattina di martedì ne mancavano 5. Ma chi aveva l'influenza, per esempio ho scoperto che Nazareno Italiano ha giocato la peggior partita degli ultimi due mesi domenica scorsa perché c'era febbre, non me l'ha detto niente, ma era 38 di febbre, non me l'ha detto niente perché voleva giocare, ma se me l'avesse detto io non mi sarei incazzato con lui pensando che non giocasse male, capito? Quindi alla luce di questo, proprio per cercare di tirare fuori un po' di freschezza, stamattina che era previsto l'allenamento abbiamo dato facoltativo, però sono venuti tutti. Chi a fare pesi, cioè diciamo era previsto un allenamento di squadra, ma secondo quello che dovevamo fare in termini tattici su Roseto l'abbiamo già fatto, abbiamo deciso, stante che ci alleniamo anche questo pomeriggio là, di dare facoltativo stamattina, sono venuti tutti. E questo è un altro segnale che dal punto di vista dell'etica lavorativa questa è una squadra di altissimo profilo. Non è una partita da vincere per forza? No. Ah beh, certo. No, io credo che le partite da vincere per forza comincino da gara 1 i playoff.
e ribadisco che nella consapevolezza che per la società, per il club, arrivare nelle prime quattro sia una priorità, e noi cercheremo in tutte le maniere di aderire alle priorità di un club che ci tratta come pochi altri club in Italia, in termini di regolarità di pagamenti, di assistenza nella nostra quotidianità e di disponibilità a capire situazioni che in altri club non sarebbero stati capiti. La mia priorità tecnica non è arrivare nei primi quattro. Se ci arrivo bene, se non ci arrivo uguale. Ma proprio uguale. Senta, coach, saranno le partite, oltre al fatto che ritrova di Paolo Antonio, che sta assistendo a Teramo, nell'anno di Teramo c'era anche Robert Fulz, quindi c'è anche, ritrova anche Fulz che era arrivato a Teramo, c'è Legion, insomma ci sono vari incroci importanti. Sì, ci sono incroci, poi dopo sai quando la realtà è che quando la palla va per aria, cioè tu non pensi a quello che hai fatto, dove eri, giochi e buonanotte al secchio. Robert è un giocatore che io stimo molto, che domani giocherà sicuramente una grande partita, e che è un altro giocatore che avendo io conosciuto in giovane età, e al quale mi lega un episodio che credo di avervi già raccontato, che quindi non vi racconto di nuovo, credo che lui abbia prodotto nella sua carriera molto meno di quello che il suo valore avrebbe potuto, perché io continuo a essere convinto, non so cosa sia successo, dopo l'anno di Teramo ci siamo sostanzialmente persi di vista, e a Teramo lui non giocò una buona stagione, ma credo che a portare, diciamo, a spingere il contropiede di aver visto negli ultimi 15 anni pochi playmaker bravi come Robert Fulz. Cioè a giocare in campo aperto Robert è stato ed è tuttora e domani sicuramente sarà uno delle spine nel fianco che ci porteremo dietro come Valerio che sicuramente vorrà, per come lo conosco e lo conosco molto meglio di voi, vorrà fare una grande partita. Quindi ci saranno sicuramente queste motivazioni qua, però Robert è un giocatore che alla pallacanestro italiana di altissimo livello è mancato per quello che erano le sue possibilità, e credo che ci sia una parte di responsabilità anche lui allenato, ma anche una parte di responsabilità sua, è cosa che mi dispiace. Altre cose? Okay, sì. Bene, grazie, arrivederci. Grazie.